Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali comunica che nel 2016, grazie alle operazioni dei quattro organismi di controllo, l'Ispettorato alle Repressioni Frodi, Nuclei Antifrodi dei Carabinieri e Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Corpo Forestale dello Stato e Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, sono stati effettuati 160.000 controlli, di cui più di 1.500 sul web, per un valore complessivo di oltre 36 milioni di euro di sequestri nell'agroalimentare italiano e più di 6.000 sanzioni. Con la tutela delle DOP e IGP comunitarie sono stati esaminati 240 casi che hanno permesso di far togliere dagli scaffali in molti paesi d'Europa falsi prosciutti, formaggi, oli extravergini di oliva, vini e aceti a denominazione. Di grande rilievo anche l'attività di contrasto del falso Made in Italy sul web, che ha portato, grazie alle collaborazioni avviate con i maggiori players mondiali dell'e-commerce come eBay, Alibaba e Amazon, a 896 segnalazioni. L'anno nuovo si è aperto con una gelata devastante per l'agricoltura italiana. Con il superamento della fase d'emergenza si passa ora alla conta dei danni. La situazione nelle aree colpite dai terremoti è sempre drammatica e il contesto è critico in Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Campania. Le prime stime approssimative e parziali elaborate dalla CIA Agricoltori Italiani parlano di molte centinaia di milioni di euro di danni. Tra le voci prese in considerazione vi sono perdita di produzioni, guasti di beni strumentali, problemi logistici e reperimento foraggio per allevamenti, consumi di gasolio ed energia per il riscaldamento di stalle e serre triplicati. Un quadro critico che impone misure straordinarie per dare sollievo agli agricoltori colpiti. La conquista della 14ª mensilità per gli agricoltori pensionati sotto i 1.000 euro mensili, inserita nella legge di stabilità 2017, è il primo parziale risultato positivo grazie all'iniziativa dell'ANPCIA per la raccolta di 100.000 firme presentate in Parlamento. La 14ª, assieme all'innalzamento della no tax area per chi percepisce meno di 8.125 euro all'anno e l'aumento della dotazione finanziaria per i servizi sociali e sanitari, segna una timida inversione di tendenza rispetto al passato. Ora l'obiettivo si ridefinisce e si concentra sull'equiparazione dell'importo delle pensioni minime agli standard europei, l'armonizzazione del carico fiscale sulle pensioni con quello del lavoro dipendente e la loro indicizzazione con parametri più aderenti ai consumi degli anziani. Si stima che la produzione vitivinicola Made in Italy 2016 sia rappresentata per oltre il 40% dai 332 vini a denominazione di origine controllata e dai 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita. Il successivo 30% della produzione coinvolge i 118 vini ad indicazione geografica tipica e il rimanente 30% a vini da tavola.